Amici sportivi all'ascolto, appassionati di calcio 5, si gioca la finale del settimo torneo del Borgo in campo. Le squadre della pizzeria Sole e Luna in maglia bianco-azzurra contro la formazione del centro sportivo La Siepe. Scarica invece per Cracium Bulboaga, poi con il mancino la fa partire verso Banin, poi si avvita il tiro sopra la traversa. Si può ripartire il fischio. Segala prova a giro, poi Karpiuk la vede all'ultimo istante e la devia mandandola in calcio laterale. Ancora una serie di finte, fa recuperare tutta pizzeria Sole e Luna, poi la riesce a dare in mezzo per Banin. Cracium non riesce a correre presso al pallone per farlo suo. Banin in acrobazia, palla questa volta per Segala, al centro c'è Di Raimo, possibilità per andare anche alla conclusione millimetrica. Bulboaca a sinistra si accentra, pronto per la battuta, il palo, palla che rimane in gioco. Bogdan, ancora Agostini, velocemente una serie di finte con le gambe, si libera anche di Kramapov, anche a calciare Alexandru Bulboaca. Banin prova la conclusione, questa volta c'è il palo esterno, adesso ha cerchiato da due ma riesce a scaricare per Vieles, anche Segala prova anche la conclusione con il mancino, deviata da Karpiuk, ancora in mezzo Cracium, Banin si avvita e poi mette in rete il pallone, c'è il vantaggio del centro sportivo La Siepe. Verso Agostini, a cui dà il pallone, poi l'alza a Palombella, arriva Segala. Alexandru Bulboaca, verso Bogdan Bulboaca, scarica per Banin, ancora all'indietro. Bulboaca, prova dalla distanza, tiro teso. In campo, ormai un minuto dall'inizio, poi un palo di Banin. Segala, non attacca Banin, Cracium. Alexandru, ancora un palo. Bulboaca, Cracium, Alexandru, la corregge in rete Banin, perfettamente. Banin, Cicchiello risponde molto bene. Bulboaca prova, c'è Cicchiello, interessante la risposta del giovane Cicchiello, c'è la deviazione, calcio d'angolo, ancora Cicchiello la fa molto bene, poi Di Raimo mette in movimento Agostini, la conclusione. Segala, il tiro, c'è una deviazione, guadagna anche un calcio d'angolo la pizzeria Sole e Luna. Banin lo scavetto e mette a sedere Cicchiello. Cicchiello, Agostini si avvita, serie di finte, poi va a calciare, c'è la deviazione di Karpiuk. Segala, tiro, arriva il gol dopo un paio di deviazioni. Segala la riesce a mettere in fondo alla rete, battere Karpiuk. Agostini, Di Raimo, Agostini, No Look, terza classificata, riceve Maurizio Iacoviacci il premio, il trofeo. Mirko Banin, miglior giocatore della finale, con tre gol ha deciso proprio la vittoria della sua formazione. Pizzeria Sole e Luna vince il premio, seconda classificata, battuta in finale per 3-2. Il premio, un prosciutto per uno, e il trofeo alla squadra seconda classificata. La settima edizione del torneo del Borgo, centro sportivo La Siepe che va a ricevere il premio, i giocatori che hanno praticamente ottenuto la vittoria in finale per 3-2 battendo la formazione di pizzeria Sole e Luna. Allora Giancarlo Simonelli, si conclude anche questa edizione del settimo torneo Trofeo del Borgo, una partita piuttosto viva, tanti gli episodi, tante lamentele, poi però alla fine è arrivato il triplice fischio finale.
Sì, diciamo che questa sera è stata abbastanza tirata la partita, i ragazzi si sono pure comportati bene. Mi dispiace per quel piccolo episodio, ma il resto è andato tutto bene. Io ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato a questo torneo e niente, la settima edizione del torneo del Borgo si conclude con una magnifica manifestazione e niente, io sono stato contento di questa edizione delle 10 squadre. Grazie.